direi di iniziare qui questo nuovo video. Dove siamo? Siamo a Lucchio. Lucchio, Lucca, ok, un orribile gioco di parole, la smetto subito. Però è vero che siamo nel territorio della provincia di Lucca, o meglio, tra Lucca e Pistoia. Nello specifico siamo sopra la valle del torrente Lima. Cos'ha di particolare? Lucchio è il cosiddetto paese invisibile, perché essendo stato edificato così, attaccato al fianco della montagna, è invisibile fino a che non ci sbatti il naso. Infatti questo era un luogo ideale per sorvegliare la valle circostante e in più nascondere l'esercito pronto a intervenire in caso di bisogno, perché era, oltre che invisibile, anche inaccessibile. Così attaccato alla collina che si dice che i contadini fossero obbligati a legare un sacchetto dietro alle galline per evitare che le uova cascassero a valle. Chiaramente non sarà vero, però è una cosa... questo è il bello di visitare questi borghi, le storie che ci sono dietro. Allora, alle mie spalle c'è questa fontana che è stata per molto tempo l'unica fonte di acqua potabile del paese. Infatti era considerato un posto sacro in cui non si poteva, non so, andarci a lavare i panni oppure anche solo oziarci attorno, perché proprio era una risorsa indispensabile e doveva essere preservata. Qui c'è scritto Fontana Vecchia. La prima notizia di quanto la fontana si trova nei decreti statuari, capitolo 1450, che è la comunità di Lucchio del 1605. Zaino messo in spalla, quindi siamo pronti ad andare. Il paese è molto vicino, non è tanto grande, quindi è veramente una camminata di piacere. Ciao Micio! Questo cartello ci ricorda come fosse presente anche un mulino a vento in cima alla fortezza, proprio per garantirne l'indipendenza in caso di assedio. Naturalmente ne rimangono solo dei resti, però fu costruito dagli olandesi. Naturalmente ci sono tantissime case in vendita, sante reti, qui sembra veramente sul punto di venire giù tutto. Oh, qui c'è il circolo, che sicuramente d'estate sarà aperto. Salve! 40 anni sulle spalle. Ammazza! Comunque è un paese bellissimo. Ma questo è bellissimo. Io sono abituato in città, per cui quando vengo in un posto del genere è come veramente entrare in un altro mondo. Cioè, non sono abituato. Già solo il silenzio. Infatti, mi dispiace che già sto parlando a voce troppo alta. No, no, qui se capita qualcuno, sennò. Infatti, ti metti a sedere e non te la dà fastidio nessuno. È quello. Non è che passa uno che ti va un cazzotto. La vita è in questa maniera, ragazzi. Vediamo. Se faceva la transumanza con le pecore. Se no, a Castelluccio d'estate, Castelluccio di Norcia lo sai? Sì, sì, a voglia. Castelluccio di Norcia d'estate, e d'inverno se no a Viterbo, per campagne romane, per così. Però io ho piato moglie qui, che sono venuto con i muli a portare la legna. Quindi sei sposato qui? Sposato qui, in questo paesetto qui. Ma allora c'erano 200 persone. 650, mi come adesso. Ok, quindi uscivi di casa e vedevi la gente che passeggiava. E quello no. Invece adesso non c'è più nessuno. Ecco. Allora, mi spiegava appunto il signore che in pratica sono rimasti in 5 famiglie ad abitare questi posti. E diciamo che d'estate si ripopola come appunto avevo immaginato, si ripopola di più, però sono veramente pochi. Come avevamo previsto, è veramente silenzioso. Salutare, stare in questo silenzio, abituato al casino della città. Okay, abbiamo due vie, una che va verso l'alto, che immagino vada verso la fortezza, e una che va verso il basso, che non so dove vada. Quindi io intanto prendo questa qui. Quanto è bella questa insegna con il telefono sopra. Voglio andare a vedere cosa c'è dentro. Ok, c'è solo Ethernet. Ecco, questo terrazzino sembrerebbe invitante, però vi consiglio veramente di guardare bene dove mettete i piedi, perché è sicuro che questo è un attimo da crollare. Quindi
quanto la vista a letti. Guardatela da qua sopra. Eccoci arrivati alla chiesa. Mazza, che vista spettacolare. Questo è il campanile, che in mezzo alle case così si nota poco. C'è scritto Ave Cruz. Beh, se non altro c'è ancora lo spirito natalizio. Adesso è antica questa mozza di perle. Cosa c'è qui? A parte la morte se metti i piedi lì. Veramente la gente dormiva nei letti di ferro. Ok, sono un altro bivio, però questa volta vado verso l'alto, verso la rocca di Lucchio. Ok, c'è un forte odore di muffa, infatti la parete ne è ricoperta. Un sacco di roba, scarpe. Non so cosa sia questo. Il pavimento potrebbe cedere da un momento all'altro, quindi non voglio rischiare troppo. Lì in fondo c'è tipo dei fumetti, ma io lasciarli dove sono. Cominciamo a ragionare. Credo ci sia un modo giusto e un modo sbagliato di salire su questa fortezza. L'importante è salire. Si vede? Neve. Fantastico. Ce l'ho fatta, sono sotto la fortezza. Ed è comunque imponente, nonostante siano solo i resti. Quindi posso solo immaginare come dovesse apparire. Oh, da qui si vede anche dove abbiamo iniziato il video, che è la fontana. Ciao, bellissima. Ok, vediamo di salire qui. C'è male. Ok. Si ragiona ora. Quello è il fiume Lima. Guarda quanto azzurro. Bellissimo. Questo è il punto più bello. Siamo alla fortezza, siamo in cima. E allora, rimane poco della fortezza, perché diciamo dopo la fine suo utilizzo, le pietre vennero levate per poi fare costruire le case giù a valle, quindi rimangono solo pochi resti, però diciamo si respira ancora quest'aria magica, poi essendo in un posto del genere. C'è questa finestrella fantastica dove ora mi dovrò abbassare, cercando di non finire di sotto.
Oh, che fantastico. Vista. Ok, cosa pretendete di più? Fra l'altro, se vedete, c'è l'arancione sulla... Ce la faccio a seguire col dito? Ok, là, tipo. Perché sta arrivando il tramonto. E col tramonto arriva la fine di questo video, perché sta facendo veramente freddo e sta diventando buio. Fra l'altro non so se il paese è illuminato, quindi vorrei evitare di perdermi fra tutti quei vicoli. Per cui è un posto bellissimo, venite a visitarlo. Io ci ritornerò sicuramente a primavera, quando c'è più luce e altri colori, perché i posti secondo me vanno visitati almeno due volte. E in stagioni diverse, proprio perché cambia radicalmente da stagione a stagione. Quindi veniteci più volte, rispettate il posto, quindi con educazione, come in tutte le cose. E niente, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, seguitemi su Instagram, Emanuele Baldussi, e ci vediamo al prossimo video. Blink! Comunque sì, è illuminato di notte. Yeah!